Ciao e benvenuti in un nuovo video. Oggi sto da Chris Car Service, è lui il complice di tutte le modifiche e oggi andremo a fare un'altra modifica. Dal sito arcoc.com mi è arrivato questo pacco e adesso andiamo a vedere cos'è. Ne aspettavo due, ma questo ho capito cos'è perché vedo che sono più pezzi. Allora, andiamo ad unboxare. Eccolo qui. Non so se si capisce subito che cos'è, però sì, potrebbe capirsi cos'è. Questo è un pezzo però, questo è uno. Ovviamente è in carbonio opaco ed è lo spoiler per il paraurti anteriore, una lama d'aria che è in tre pezzi perché c'è la parte centrale e due pezzi laterali. Praticamente, visto tutto sano, eccolo qui. Questo è lo spoiler per il paraurti anteriore per Tesla Model Y in carbonio opaco. Andiamo a montarlo. Per l'installazione nella confezione trovate la parte centrale, le due parti laterali, le viti di fissaggio e un nastro biadesivo. Ovviamente sono venuto da Chris Car Service perché mi sono preso in noleggio il ponte per le convergenze in modo da avere la macchina bella comoda. Ho pulito tutta la parte dove va fissato lo spoiler e adesso lo andiamo ad assemblare con le viti che ci danno in dotazione, tutte e tre le parti, per farla diventare una parte unica. E eccolo qua, adesso è un pezzo sano che andiamo a posizionare lì sotto. Bene, ho applicato tutta una striscia di biadesivo al centro dello spoiler, ho sgrassato e pulito bene la parte del paraurti interessata e adesso lo andiamo a fissare. Senti la mia idea, lo appoggiamo senza togliere la protezione del biadesivo, lo mettiamo bene in posizione, ok? Poi, tanto siccome si flette parecchio, io lo scosto da un lato e comincio a fissarlo col biadesivo, quindi tu metti di là. Lo abbiamo fissato solo col biadesivo per ora, ma controllato che sia nella posizione giusta, andremo a mettere le viti di fissaggio. Ed eccolo qui. È passato Christopher di Chris Car Service e mi ha detto: bello, questo mi piace molto. Ed effettivamente anche a me piace tanto. Allora, io sono super contento, pensate che lo spoiler anteriore l'avevo chiesto ai ragazzi di arcoc.com ad inizio collaborazione, quindi molto tempo fa, e insomma alla fine mi è arrivato e l'ho installato. La resa estetica è bellissima, vi dico un paio di cose a riguardo. L'installazione è facilissima, come avete visto ci è voluto neanche un quarto d'ora. Io sono venuto da Chris Car Service per usufruire del ponte, ma in realtà ho visto diverse installazioni dove vengono installate a casa semplicemente con un cartone sdraiato in terra per mettere le viti, quindi piuttosto facile. Altra cosa, fattore estetico, vabbè, quello è soggettivo, è chiaro, ma secondo me la macchina acquista veramente una linea sportiva molto differente che senza. E poi altro fattore che invece a me è piaciuto, vi faccio vedere anche una foto descrittiva: l'altezza da terra non varia di molto, cioè lo spoiler si protrae molto nella parte anteriore, quindi verso avanti, e non tanto sull'altezza, quindi gradini o rampe dei garage
state tranquilli che non c'è un cambiamento eccessivo. Ovviamente un po' si abbassa l'anteriore, ma non tantissimo. Ho letto alcune recensioni riguardo l'aerodinamicità, non lo so, vedremo, ma non mi interessa perché non l'ho installato per un fattore aerodinamico, ma solo per un fattore estetico. Vi ricordo che questo prodotto, come tutti i prodotti del sito Arcok, li potete acquistare con il 20% di sconto se scrivete il mio coupon che è ROCKET. E vi ricordo anche che la promozione dei cestini, quindi dei bag, sacchetti in pelle per Model Y e Model 3 è ancora attiva, quindi se spendete $150 sul sito arcoc.com in omaggio, quindi gratuitamente, avrete questi bag per la sporcizia. Quindi se acquistate lo spoiler anteriore è già compreso perché lo spoiler supera i $150, quindi se acquistate lo spoiler sappiate che avrete in omaggio uno di questi bag da mettere all'interno dell'auto per la sporcizia. Quindi arcoc.com, codice sconto ROCKET e fate il vostro shopping. Io vi ringrazio, spero che questo prodotto vi piaccia perché a me piace molto. Mettete un like e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Ciao e al prossimo video!